Secondo classificato numero 9, Rosario Corsaro. Vittoria per il numero 8, Gaetano Rechichi. No, Gaetano, non puoi venire da solo tu. Prova qualcuno, che facciamo? Come si chiamano questo principe e questa principessa? Come si chiamano? Comunque ha preso 5 curve a 80 all'ora, lo via e caduto 6 volte e si è rialzato, è di gomma come te, come eri tu da piccolo, e sarà il tuo castigo per il futuro, Rosario. Allora no, è stata una bella gara, soltanto che ha piovuto. Eppure non l'avremmo mai pensato, è una cosa che ci era sfuggita questa. Esatto, farai altre gare nel campionato italiano? Sì, la prossima c'è quello di esserci. A chi vuoi più bene, a mamma o a papà? A tutte e due, sono i miei sponsor, come facciamo? Vabbè, ti hai convinto. Come si chiamano questi gioielli? Elena e Giorgio. Giorgio e Monello, codice penale, già. Basta guardarlo e ora capito tutto. Gaetano, insomma, tu sei innamorato, allora nella tua scala di valori c'è la tua famiglia e poi c'è la strada dei Campari. Quindi, però così impantanata non l'hai mai guidata. È la prima volta in tutte le gare che abbiamo fatto qua a Campari con tutta sta pioggia e soprattutto con la nebbia. Voi due siete saliti in un momento in cui c'era acqua forte e nebbia. Partivamo proprio che lui arrivava la pioggia. Ma sai, Elia diceva sempre,
che è una macchina costruita per le strade difficili come quelle della Calabria, e qualcuno da là sopra l'ha ascoltato in pieno, però. Sarebbe uscita una bella gara. Bellissima. Bellissima, bellissima. Grazie di cuore comunque a tutte e due. Quinto assoluto e numero 8, Gaetano Rechichi. Quarto di giornata, il numero 12, Adriano Ricci. E andiamo al podio, andiamo alla top 3. Terzo classificato, il numero 14, Giuseppe Gemetta. Allora, terzo, secondo e primo ricevono dei bellissimi oggetti offerti, ce lo dice lui stesso, il nostro rigido là. Straordinari oggetti, facceli vedere. Sono dei manufatti che la gioielleria dei miei genitori ha donato, io ho semplicemente personalizzato, amato dorato gioia. E io ho personalizzato con delle targhette scritte a mano. Quindi... Sempre alto livello, un applauso. Luigi praticamente non ha fatto dono solo ai primi tre, ma ha portato tanti altri regali per i vertici di Agisport, che qui non vedo, ma che abbiamo già consegnato. Grazie Luigi. Grazie a voi. Secondo agli scacchi, numero 7, Michele Puglisi. Vince l'ottavo slalom di Cambarie, la prima edizione di campionato italiano su questa leggendaria strada, il numero 4, il figlio d'arte, Emanuele Schirace. Emanuele, nella sua giovane ma già intensa carriera, è arrivato vicinissimo alla vittoria di due campionati italiani, e dobbiamo dire con onestà che almeno in una delle due occasioni l'avrebbe meritato. È stato sfortunato, ricordo che nel 2020 o 2021 era in corsa, era in testa, ad Oppido ruppe il cambio, mi pare, il cambio nel motore, nei motori moto, e lì gli condizionò la stagione, che davvero quell'anno lui poteva vincere e avrebbe anche meritato di vincere il tricolore, e gli auguriamo di raggiungere questo obiettivo. Grazie e complimenti.